lifetime in review. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio, siamo all'isola Cannella e sto registrando questo video proprio dopo aver battuto Blaine, perché voglio portarvi in un posticino bello bello che sono le isole Spumarine. Ora non so se questo video uscirà dopo l'episodio di Blaine o avremo già battuto anche l'ottavo capo palestra. Un oggetto repellente max. Scivola acqua, vai Ivi. Magikarp. Quello è un nuotatore. Un altro oggetto. Stiamo esplorando un po' le parti qua d'acqua, raga, perché ci servirà forse qualche oggettino particolare. Poi questi allenatori me li farò off screen. Qui c'è qualcosa. No. 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 C'è un Magikarp. E mi sono portato avanti con le catture, raga, e vi dico solo che ho quasi forse finito il Pokédex. Siamo arrivati alle isole Spumarine. Può essere. Allora lì c'è un oggetto. Squamacuore. Ok. Allenatrice. Ok, entriamo qui dentro. E siamo in una grotta ghiacciata, raga. Ora vediamo qua che Pokémon troviamo. Allora, lì c'è un oggetto. Super profumo. Per trovare Pokémon rari. Vabbè, lo troviamo di nuovo tanto. Pietra gelo. Ne abbiamo due adesso. Che ci sarà la pietra gelo però qua? Golbat. Ancora Golbat. Maledizione Golbat. Scusa ma ti ho già. Tre Ultra Ball. Quelle che ho usato per provare a prendere Dewgong. Scivolacqua. Oh cavolo. Ma io non volevo andare qui. Quello è uno Shellder? Sì, ma ce l'ho già. Però pensavo fosse cromatico perché aveva un colore strano. Però vabbè, ce l'ho già Shellder, quindi poco importa. Grande perla. Allora, di lì si sale, ma qua? E uno Slowpoke. Grande perla. Ok. Ma ce l'ho già Slowpoke. Allora di qua. No, quello era Seal. Non era Dugong, era Seal. Sì, era Seal. Allora qua si trovano tutti i Pokémon di tipo ghiaccio. Allora qui c'è un oggetto. Uno Slowbro. Questo è interessante invece. Dai però, ma perché è sempre l'ultima che non va?
Ottimo. Olè. ...44... Olè, Venusaur sarà al 46. Dati di Slowbro. Ok. Ma qua abbiamo dei massi da spostare. Lì c'è uno Zubat. Qui abbiamo un'iperpozione che va bene. E qua abbiamo la costa, quella là. Ok, allora vediamo un attimo cosa si può fare per... Allora, questo qua lo spingiamo. Aspetta, ve la faccio vedere tutta sta mappa perché, regà, serve. Vai, bravo Eevee. No, ma perché sei andato di là? Ok. Un altro Slowbro. Ma io volevo andare giù, perché prima... Ah no, mi fa andare su adesso. Cavolo. Adesso come vado di là? Ah, sono qua, eccomi. Aspetta, ho sbagliato. Non mi ricordavo che dovessi fare il tasto A per... Pensavo andasse in automatico. Ok. Che è qui? È Jinx! Ragazzi, questo sarà un episodio cattura. Dugong, anche se non siamo riusciti a prenderlo, va bene, perché tanto abbiamo Seal e nel caso faccio evolvere il Seal che ho. 46 per Eevee, bravissimo Eevee. Ma non impara più mosse Eevee? Dati di Jinx, ok. Aspetta, Slowbro, puoi andartene per favore? Ok. Ok. Grande perla. Ragazzi, siamo dinanzi a un Pokémon stupendo, a dir poco stupendo. Io salvo. Ed ora ammiriamo Articuno. Articuno,
Sarai mio. Elettro Zap! Riflesso. Dimmi che è paralizzato. Sì! E ora? Fiamma Bam! Agilità. Elettro Zap ancora, vai. Perché lui è volante ghiaccio, però ha fatto riflesso. Gelo raggio. Resisto. Non ti preoccupare, Ivy, già che mi hai paralizzato Articuno, va bene così. Ok, battuto, bravissimo. Okay. Vai. E se Articuno stesse non volasse, vai. 3 4. Hai catturato Articuno. Olè. I dati di Articuno sono stati inseriti nel Pokédex. Pokémon alato leggendario. Congela l'umidità contenuta nell'aria invernale e fa cadere la neve. Messo Articuno nel box. Very good, regà. Eccoci ragazzi, siamo tornati. Ho continuato comunque alle isole spumarine a gironzolare e a cercare Pokémon come Dewgong che mi mancavano, qualche oggetto per vedere se avevo preso proprio effettivamente tutto. E ora siamo qui nei pressi della zona più a est di Celestopoli, vicini al tunnel roccioso. Se ricordate, qui c'era questa zona d'acqua che si può surfare, che è l'unico modo per raggiungere questa zona. Ho già battuto questo allenatore in quanto mi sono messo a cercare qui dei Pokémon di tipo elettro. L'unico posto è questa qui, che è la centrale elettrica. E qui, raga, c'è un secondo Pokémon che voglio mostrarvi. Qua grosso modo ho già catturato chi di dovere. Qua c'è Electrode, Magneton, Weezing. Electrode non l'ho ancora preso, però. Ah, c'è anche una coach. A proposito, affrontiamo la coach, va? L'importante è fare sempre buon lavoro, un buon lavoro. E in più tieni un regalino. 5 caramelle rare. Grazie. Allora, raga, vediamo qua. Ci abbiamo Koffing, Magneton. Fatemi vedere se ho esplorato effettivamente proprio tutta l'area qua in cerca di Pokémon. Sì. Qua ragazzi, se avete Let's Go Eevee avete anche la possibilità di trovare Electabuzz. Ok, qua ho visto, fatto. Ok, qui c'è Koffing. Che io ho già catturato anche Electabuzz qua, eh. Forse mi manca Scyther. Qui ho visto, fatto, ok. Quello è un Voltorb. Quello è un Electrode, quella sfera. Quelli sono tutti Electrode, ok. Ok, lì c'è il... Sì, ma ora andiamo su Zapdos. Yeah.
È apparso Zapdos. Aumentano. Elettro Zap. Anche se non avrà effetto, però almeno. Fulmine. Un brutto colpo. Bravissimo. Ancora Elettro Zap se riusciamo. No, è troppo veloce Zapdos. Ivi. Non importa. Venusaur, vieni fuori. Ivi ha fatto la sua parte. Ora tocca a te. Tossina. Per forbecco. Charizard. So che sei un tipo volante pure tu, però sai, devo fare una roba. Su Eevee. Ci ha shottato. Tranquillo Charizard. Fiamma bam. Cavolo. Ok, è scottato. Soffre per la scottatura, perfetto. Pikachu. Abbiamo 2 minuti. Fulmine non dovrebbe avere effetto su Pikachu. Infatti. Dovuto farlo. Iperpozione, usa su Eevee. Dai, ciao Pikachu. È stato bravo però. Tranquillo, va tutto bene. In campo un altro Pokémon. Eevee. Vai con Elettro Zap. Sciottalo. Vai. Vai. Sì. È grande. O me la lancia troppo in alto. Ma non penso di andare troppo in alto io con il lancio. È lui che è Strunz. Guardalo. Dai. Oh. Oh, preso. Ce l'abbiamo fatta. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Si manca ancora Moltres e dovremmo aver finito la triade. Però quella vedrò se riesco ad aggiungerla o meno, nel caso. In caso vediamo. Ciao belli!